Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Meloni e Rampelli rinunciano ufficialmente a correre per la posizione di sindaco di Roma, quindi ci sono nelle elezioni delle grandi città italiane, dice abbiamo parlato con gli alleati, ci sono varie ipotesi sul campo, servono dei candidati capaci di attrarre i voti anche fuori dal perimetro del centrodestra, altrimenti al ballottaggio si perde. Così durante il direttivo di Fratelli d'Italia, riunitosi ieri mattina alle 10:30, ora di pranzo, alla Camera, Giorgia Meloni avrebbe dedicato un passaggio della sua relazione anche sulla cosiddetta questione romana, ovvero sulla scelta del candidato sindaco di Roma. Nella stessa riunione c'è stato un po' di disappunto verso Matteo Salvini e la Lega e sulla gestione del centrodestra di Matteo Salvini, ma quello, se volete, ne abbiamo parlato in un video, in alcuni video precedenti a questo. Meloni apprende che le agenzie di stampa avrebbe posto il problema dei ballottaggi, avvertendo che mentre prima il Movimento 5 Stelle si schierava contro il PD, ora che il Movimento e i Dem stanno al governo insieme, i loro voti potrebbero sommarsi, penalizzando al secondo turno il candidato del centrodestra. Da qui la necessità di un nome forte. Molti avrebbero preso la parola sull'argomento e tutti avrebbero chiesto alla Meloni di tirarsi fuori dalla partita e di continuare a fare il leader di Fratelli d'Italia, soprattutto ora che è diventata presidente dei conservatori europei, altrimenti potrebbe fermarsi la crescita del partito, specialmente sul territorio. E su questo hanno perfettamente ragioni. Così Fabio Rampelli dice: meglio che Giorgia mantenga un respiro nazionale ed europeo piuttosto che chiudersi e isolarsi a Roma, dice a mezza bocca un big. Ma anche, diciamo, dice la necessità che Meloni non scenda in campo, e lui, anche Rampelli, cioè lui ha assicurato che non è interessato a candidarsi, neanche Rampelli. Proviamo a cercare un candidato giusto per vincere a Roma. Non deve essere per forza un civico, va bene anche un politico, l'importante è che sia bravo. Non è per forza il ragionamento del vicepresidente della Camera. Poi nella nota di Fratelli d'Italia si legge che l'esecutivo ha escluso la candidatura a sindaco di Roma del presidente Giorgia Meloni. Nella riunione si è ribadito che il ruolo del presidente Meloni è quello di guidare il partito a livello nazionale e proseguire nel lavoro di radicamento del movimento, consolidamento alla classe dirigente e tessitura dei rapporti internazionali, anche per dare a tutto il centrodestra, con la sua presenza attiva, maggiori possibilità di vittoria alle prossime elezioni politiche. Durante questa riunione di Fratelli d'Italia, Meloni avrebbe dedicato un passaggio della sua relazione alla strategia di comunicazione da adottare sull'emergenza Covid-19. Dice: non dobbiamo essere negazionisti, ma nemmeno passare per collaborazionisti. Meloni avrebbe invitato il partito a trovare e perseguire una linea politica sul coronavirus, ovvero consapevoli delle difficoltà del momento, ma nello stesso tempo evidenziare tutti gli errori del governo senza passare come irresponsabili. Naturalmente c'è questa brutta abitudine di cercare di far passare il centrodestra come dei negazionisti, che in realtà non ha niente a che vedere. Il negazionista del Covid è trasversale, sono di centrodestra, di centrosinistra, di centro. E il dire e il criticare il governo non significa essere negazionisti. Criticare le sciocchezze che il governo ha varato, con la chiusura dei bar alle 24 a mezzanotte, come se alle 11, alle 10 e mezza il virus non ci fosse, l'ostinarsi a non voler chiudere le scuole superiori. Ecco, le feste a casa, non più di 6 persone, che il governo voleva mandare la polizia nelle case, è dovuto intervenire il capo della polizia e il presidente della Repubblica. Siamo veramente a un livello di democrazia allarmante. Il governo di pressapochisti, di passanti, no? È che addirittura voleva fare un decreto contro l'articolo 14 della Costituzione, che dice che il domicilio è inviolabile. È dovuto intervenire veramente il capo della polizia, ne abbiamo parlato nel video precedente a questo,
mandando una lettera scrivendo: guardate che è incostituzionale, noi non possiamo entrare nelle case delle persone. È dovuto intervenire anche Mattarella per dire a questa combriccola di governo, tra quello che sussurra il virus, l'avvocato del popolo, l'uomo che ride, tutti tranquillamente andavano a mandare la polizia a casa delle persone, no? A suonare al campanello: scusate, dobbiamo controllare quanti siete seduti a mangiare. Veramente un qualcosa di incredibile. E Gabrielli ha fatto rispondere: guardate che se voi volete farlo dovete dichiarare lo stato di guerra, il Parlamento deve dichiarare lo stato di guerra, allora il Parlamento in quel momento può mandare anche la polizia a casa, ma solo con lo stato di guerra dichiarata. Va bene, e così abbiamo sentito anche Giorgia Meloni che di fare il sindaco di Roma non ci pensa proprio, ma questo era anche ovvio, ma non c'era mai stata una conferma esatta. Intanto nel Movimento 5 Stelle scoppia il caso degli assenti in aula e c'è chi invoca la sospensione, come i 5 Stelle erano quelli attenti che andavano a guardare tutti i parlamentari degli altri partiti, quante presenze hanno fatto, questo è un assenteista, quella là non va a lavorare. E invece, come è ovvio, anche loro che sono diventati la casta in Parlamento, anche loro sono diventati degli assenteisti. Quindi è in corso sulla piattaforma Zoom la riunione dei 5 Stelle convocata per fare il punto sui lavori d'aula. Al centro della discussione il rinvio del voto alla Camera sull'elettorato attivo al Senato, chiesto da Italia Viva. Mossa che i grillini hanno definito irricevibile, ma nel corso del dibattito è emerso anche il tema delle assenze ingiustificate di alcuni deputati in occasione del voto di ieri sullo scostamento di bilancio. Il direttivo chiederà spiegazioni, dice il vice capogruppo Riccardo Ricciardi, e c'è chi, come il deputato Luca Migliorino, chiede siano resi pubblici i nomi degli assenti, invocandone la sospensione dal movimento. E dicono è un gruppo che ha qualche lacerazione, la fatica degli ultimi mesi si sente, ammette il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, secondo quanto viene riferito alla DN Cronos, spiegando che il voto di ieri alla Camera è stato caratterizzato da una certa ansia. Dice: ci sono persone che hanno problemi e hanno delle giustificazioni, altri che sicuramente hanno avuto una leggerezza nella giornata o altrimenti hanno evidenziato un forte malessere proprio sulle assenze. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, in Instagram e nell'altro canale di YouTube che si chiama Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.